Da quanto tempo è che non lo vedevi? Da parecchio tempo. Lui viveva qua con la mamma e la sua sorella. Io da parecchio tempo che non li vedo. L'ultima volta che ha sentito suo figlio quando è stato? Tanti anni fa, era piccolo. La preoccupazione del padre è registrata da noi qualche giorno fa, la speranza di vederlo tornare a casa. Poi l'epilogo tragico, terribile, impossibile da accettare per i familiari di Ahmed. Il 15enne scomparso da casa la sera di giovedì 21 aprile. Tirato fuori il corpo, non presenta segni di violenza. Un messaggio vocale per la sua ex fidanzatina, uno per la sorella e in ultimo quello per il suo migliore amico. Ti voglio bene. Poi il suo cellulare ha smesso di essere attivo. Proprio grazie al cellulare ritrovato su questa balaustra da un passante sono scattate le ricerche che hanno portato al ritrovamento del corpo nel fiume Brenta, sotto questo ponte pedonale. Sì, sì, ragazzo, tranquillo. Si comportava bene, veniva al parco delle farfalle, al campo qua. Abbiamo giocato a calcio insieme a lui qualche volta e sembra una persona socievole e simpatica comunque. Era anche forte a calcio. Per i vicini e amici, un ragazzo solare, tranquillo, in gamba, che andava bene a scuola, giocava a pallone, che sarebbe stato sempre lontano dai guai. Qua si è sempre comportato benissimo, un ragazzo tranquillo, molto educato. Quando vengono a casa tutti quanti in casa, non si sente neanche un rumore, prima che ci fosse nessuno in casa. Allora, che cosa è successo da me? È ancora presto per poterlo dire con certezza. Bisognerà aspettare l'esito dell'autopsia, anche se ad una prima analisi del medico legale non ci sarebbero segni di violenza sul suo corpo. Per ora l'ipotesi più accreditata è quella del suicidio, ma è troppo presto per poterla confermare in pieno. Le indagini della polizia sono ancora in corso.